Saluti ragazzi e benvenuti alla Cova di Weaven. Io sono Stefano e questo video sta qua, stiamo quasi arrivando al momento finale di questa miniserie. Questa volta guardiamo la top 4 del torneo dei sub che ho organizzato il 7 gennaio 2024. Se avete seguito tutta questa miniserie avrete visto un sacco di belle partite, un sacco di bei mazzi, ma non è ancora finita. Abbiamo una bella top 4 e poi il prossimo video sarà l'ultimo di questa serie e sarà dedicato alla finale. Ecco fatto. Ci siamo. Bevo. Che bella partenza per Darkrai. Allora, Darkrai ha debolezza erba, Moltres ha debolezza erba, Toadscruel è erba. Naturalmente Darkrai ha il vantaggio di poter fare tutti i danni che vuole, quindi diciamo che la soluzione per risolvere questo problema legato alla debolezza è quello di essere super mega consistenti e cercare di fare un KO subito con grande facilità. E Darkrai è un mazzo molto molto aggressivo, quindi non mi sorprenderebbe se ci riuscisse. Chiaramente non è semplice. Arriva Moltres, anche scuocabelli da fare, quindi la partenza è ottima. Niente da dire. Peso ball nei premi, non vedo niente di troppo tragico. Due stadi, che forse contro Arceus con la pastore pick non è il massimo. Banetta ha perso in popotto, sì. Prossimo torneo quando? Capiamo, mi sa che sarà dopo la rotazione. Però vediamo. Doppio Arceus, Acromio, quindi buona partenza. Basta vedere un'energia. Non riesce a copiare la lista di Tinkaton, come mai? Allo stato un'energia, quindi vuol dire che uno ce l'ha già. Pure doppia, però in panchina l'assegna. Quindi vuole evitare di subire un KO. Penso sia improbabile che un Godrakrai riesca a fare un KO al secondo turno a un Arceus, però ci sta comunque giocare in maniera un po' più safe. Spiritomb che blocca Moltres. Spiacevole. Una bella Kessara e poi si pensa cosa fare. Sì, allora si potrebbe fare un torneo col formato post-rotazione. Il problema è che non ci sarebbero ancora le carte che uscirebbero nell'espansione che esce contemporaneamente alla rotazione, quindi cioè carino però comunque non del tutto preciso, cioè sarebbe un formato che in realtà non esiste. Dal Cravi Astro, niente male. Siamo a 120 danni in questo momento, un po' pochi. Anfora terrestre, wow. Con doppio distintivo no 180 danni forse, per un pelo non c'è il KO. Thank you.
sta un altro Dark Cry, ci sta assolutamente. Potere di Astro, non c'è fretta di usarlo, però è anche vero che lui è sentito Biancacima, quindi potrebbe essere fastidiosa la cosa. Zero carte in mano è tosto. Anche perché l'avversario non ha nemmeno il dubbio di dire ma ha una carta in mano chissà che cos'è. No, sa che tu quello che puoi fare è quello che vedi in campo. E vabbè, è la carta che peschi. Ecco che arriva il primo. C'è ancora il potere di Astro, quindi quello che vuole fare lo fa ampiamente in questo turno. Sarà un modo per switchare. Prende a Chrome, interessante. Cioè, Marish l'aveva già, eh. No, non poteva avercelo. Sarebbe fatto prima Chrome e poi Arceus. Qui, boh, dipende cosa hai in mano. Io penso che avrei fatto tipo Switch, sentirò Biancacima. Così proprio blocchi completamente Darkrai. Fune. Ci sta. Un altro Arceus anziché un eventuale secondo Todd School, interessante. Ah, vorreste un altro torneo ancora più estremo di questo, cioè bannando ancora più roba. Cioè banniamo Arceus, poi quali altre carte potremmo bannare a questo punto? Bella pescata. Non bella pescata. Moltres non può usarlo perché c'è Spiritomb. Può usare Darkrai per prendersi uno Switch e una... non Acrobike. Acrobike c'era 10 anni fa. Quell'altra, le scarpe da trekking. Va bene, Zamas, dai. Grazie per aver partecipato, eh. Ancora non ci siamo, anche se i danni cominciano ad aumentare. Il problema è che il primo a pescare due premi sarà Arceus, che tra l'altro potrebbe pure usare Comor il prossimo turno. Speri che vinca Darkrai? Guarda, io dovrei essere imparziale, ma sinceramente spero anch'io che vinca Darkrai. È un mazzo troppo figo, dai. Lo volevo giocare anch'io qualche torneo. Troppo bello. È che ci mette troppo tempo a mettere in gioco l'energia per fare i danni. Troppo tempo.
Todd Skrull evoluto. Vabbè, allora, Dark Cry non lo gente si può giocare tranquillamente, certo, ma si fa già. Però Mono Dark Cry è un bel mazzo, ma prima che uscisse l'Una Ruggente. Adesso c'è l'Una Ruggente, Dark Cry non è più un granché come mazzo. In questo torneo lo stanno giocando perché non si può giocare l'Una Ruggente. Ah, tu dici trovare un altro Pokémon da giocare con Olim? Boh, sì, perché no? Sì, certo, assolutamente sì. Sì, no, sarebbe stata una buona idea. Ok. Mi sa che adesso in 4-4-8 la partita finisce, perché adesso iniziano a fare tanti danni. KO, Todd Skrull KO e boh. Non è uscito di Toad Scroll, interessante. Vuole fare tipo magari boss su Squawkabilly. Interessante. Tra l'altro, cioè, volendo, io potrei anche andare a sbirciare nell'altra. Perché stanno streamando tutti e quattro quelli in top 4 in questo momento. Le quattro persone che stanno streamando sono loro quattro. Quindi io potrei vedere la mano di tutti. E voi no, perché ve l'ho coperte. Minor Ball. Non capisco perché non sia uscito con Todd Skrull. Gli mancava l'energia. Omani vuole tenere solo come Jolly a fine partita e approfittare adesso che ha il boss. Non lo so. Cioè, secondo me sarebbe stato meglio, perché adesso qual è il problema? Che tu lasci in gioco 5 energie più le altre eventuali che entreranno in gioco dopo. Quindi un eventuale boss KO su Todd Skrull adesso ti fa perdere la partita, perché poi tu non metti KO Arceus Darkrai e nemmeno Moltres. Poi chiaro, in questo momento non è messo benissimo Darkrai, quindi... Ultima energia. Attenzione, perché qui le cose si stanno facendo entrare 2.40, 2.70 con quella dalla mano, bisogna assegnarne un'altra. Si trova un distintivo oscuro e penso che ne abbia ancora almeno uno. Per un pelo. Anche un boss andrebbe bene qua, eh. Distintivo oscuro ma ha scartato l'energia. Ricerca accademica. Per un'energia fa il KO. Sì, ci sta. Tanto deve vincere in due attacchi, sennò perde. Ah, però manca solo due premi all'avversario, è vero? Manca solo due premi. Ci voleva un counter catcher. Ora il KO lo fa, ma non c'è il boss, c'è, ma non c'è il counter catcher. 300. Niente, KO di Todd Skrull. Però visto che a un certo punto quando Darkrai poi parte, è un casino, eh. Thank you.
Non è energia erba? Se esita così è l'unica possibilità. Mi sembra assurdo che non abbia energia. Però è possibile, eh? Ne giocherà 6 o 7, credo. Vediamo, controllo subito. Ne ha 8. Sta a vedere che mi sta l'energia. Questa non doveva usarla perché aveva rimischiato l'energia nel mazzo, così ha rimescolato tutto. Vabbè, l'ha trovata comunque. 320. Però avete visto, be bella tesa come partita, eh? Molto tesa, molto bella. 1-0 per Arceus. Quel Moltres lì, vediamo se riuscirà a usarlo un pochino questa volta. Anche se la vedo un po' dura. Carino anche questo. Io qui come sequencing aspetterei usare Moltres, perché metti che per qualche motivo trovi un distintivo oscuro, rischi di non poterlo usare. Battle V-Pass, wow. E qua scelta abbastanza obbligata, vediamo, ma... Ottimo. Hai in mano Moltres con due energie, quindi veramente ottima partenza. Niente da dire. E l'energia che hai in mano, boh, io forse la segnerei davanti. Io l'avrei messa davanti. Per quel Darkrai lì, boh, non lo so. Niente male, mi piace questa partenza. No, più che altro aspettare di fare Squawkabilly. Aveva anche le scarpe da trekking e Squawkabilly. E Moltres lasciarlo a un certo, cioè a fine turno, tanto non hai fretta di farlo. È lì. Ancora una volta Arceus Acromio. Ora la partenza di Darkrai non poteva essere migliore. Ha messo in gioco 4 energie al primo turno. E il prossimo turno non sarà da meno, eh? Perché ha un'ottima mano, ve lo posso spoilerare. Tanto ha già fatto Acromio, quindi non può decidere se fare arbitro oppure no. Secondo me, non lo so, è possibile che riesca addirittura a fare capo Arceus al secondo turno. Quindi la mica era un donk. Ah, c'è un ultra ball, ok. Questo è spiacevole. Ok. Vediamo se Darkrai riesce a mettere KO un Arceus fin da subito. Non è semplice, ma è fattibilissimo. Qua direi Ultra Ball su energia e Ultra Ball. No, 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 non segnare. Se no poi butti il distintivo oscuro. No, no, no. No.
No, perché ha segnato. Ha buttato un istintivo oscuro. E qui può prendere magari un Moltres V da scartare. Stadi ce ne sono tre. E anche uno aspiratore. Vabbè, certo, non meglio evolvere Arceus, ovviamente, sì. Sì, ha buttato un distintivo oscuro. Poteva arrivare a 200. Con questa mano arrivava a 210. Bisogna vedere con le scarpe da trekking. Beh, comunque, probabilmente non sarebbe riuscito comunque a fare il KO per 10 danni. Comunque ci sta, eh. È come un mirror tra Arceus. Si fanno 180 danni a vicenda e il primo che li fa in teoria è avvantaggiato. Quindi non male. Intanto come procede l'altra top? C'è qualche novità? No, stanno facendo ancora il game 2. Chi sarà? Vabbè, ci sta. 6 carte a testa. Sarà arrivato Arceus Viastro? Perché se non c'è Arceus Viastro, c'è poco da dire qua, eh. Ecco Spiritomb, quindi anche stavolta Moltres, una sola volta l'abbiamo usato. Ed ecco anche Toad Skull. Che per come si è messa la partita, io cercherò di mettere capo il prima possibile. Ah, ce l'abbiamo Arceus, quindi. Ok. Ora, quanto è fattibile mettere capo quell'Arceus in questo turno? La parte che secondo me non deve fare, ha il boss in mano, l'abbiamo visto prima. Quindi il boss ce l'ha per mettere capo Toad Skull ed è quello che forse farei io, forse però. (coughs) 180, 210, 40, 70, altre 4 energie ci vorrebbero. Due sono lì. Non è semplice, eh. Fattibile ma non semplice. Senza Moltres è difficile. Buono. Tante energie nei premi e un distintivo oscuro. Una sola energia negli scarti, anche lì non è il massimo. Distintivi oscuri così di ignoranza, cioè mettere in gioco più energia possibile e via. Però per 10 danni non fa il KO, quindi bisogna capire se ora userà boss su Toad Skull oppure no.
Addirittura un boss su Bidoof potrebbe essere una giocata interessante. Wow, ha scartato un'energia e ha preso il distintivo oscuro. Stupendo, era l'ultima energia rimasta. Bella. Mi sa che allora si fa il KO, eh. Mi sa che allora è il caso di fare il KO, sì. Mamma mia, che giocata. E gli è andata bene, perché aveva tre energie nei premi, era quello il problema. Tre energie e un distintivo oscuro nei premi, quindi aveva dei premi molto sfortunati. E ha avuto un po' di fortuna con questo Pokéstop, e quindi buono. Comunque che meraviglia della Crash, cioè, guardate, 10 carte nel mazzo e siamo tipo al terzo turno. Ecco Toadscruel. Qui ci vuole un secondo Arceus. Prima non l'ha usato il potere di Astro, magari non si aspettava il KO. In quelle due carte lì però cosa c'è? Kissara da 6 per lui, quindi buone probabilità di pescare bene. Adesso vediamo, perché allora Darkrai ha un sacco di energie in gioco, quindi dovrebbe riuscire senza troppa fatica a gestire anche Toadscruel, però fino a un certo punto. C'era la buff in gioco prima? Ok, come non detto allora. Un po' di carte in più. Sì, fa un po' quello che vuole adesso. E a questo punto puoi anche pensare di mettere KO Arceus con Moltres. E poi di fare boss sull'Arceus in panchina per gli ultimi due premi. Moltres piccolo, sì, c'è anche lui, che però Toadscruel lo mette KO solamente quando ha pescato 5 premi. Quindi bisogna, cioè, si può prevenire, diciamo. Moltres piccolo è comodo su Arceus V. Per quello che forse conviene quasi uscire di Moltres adesso a fare il KO per poi chiudere con Darkrai, ammesso che riesce a mettere un po' di energia in gioco. Tra i ban, no, non c'era Charizard lucente. No. Non serviva, secondo me. Vediamo. Lui preferisce uscire di Darkrai. Pare che gli basta un'energia per fare boss KO Toadscruel e non dico vincere la partita, ma forse sì. Cavoli, per pochissimo. E il fatto di non poter usare Moltres, eh? Se potesse usare Moltres farebbe il KO adesso. È Spiritomb che lo sta fregando, se no era vinta. Magari vinta lo stesso, cioè comunque messo bene lo stesso, però meno bene, diciamo. Io qua farei switch e uscirei di Moltres. Però anche lì, boh, perché poi comunque subisce il KO su un Pokémon che ha 3 energie, cosa fai con Darkrai? Qui ho fatto il KO e vediamo. Ciao Damiano, e siamo alla top 4? Sì, eh. Siamo andati veramente a buon ritmo, devo dire anche senza intoppi. Ho sentito anche ste bassi, speriamo, ha detto che è andato tutto bene. Arceus l'ha evoluto. E questa evoluzione potrebbe essere un grosso problema. Eh sì, quel Dark Patch che ha buttato, in effetti, gli ha fatto avere in gioco un'energia in meno e quell'energia l'avrebbe fatto fare il KO su Toadscruel adesso, è vero. Sì. Un bel KO.
Però manca invece su Todd Skrull. Quindi se adesso lui esce di Darkrai e fa Kissara, non escludo che quel Todd Skrull rimarrà in panchina senza energia, un po' come la partita prima. No, devo uscire di Moltres adesso. Anche se no, devo uscire di Darkrai, Dark Patch e Switch. E Kissara. Così mette un single prize, non ha energia. Forse ce n'è una nel mazzo. Dovevo uscire con un altro Pokémon e fare Dark Patch. Può fare doppio switch, può fare anche quello, eh. Blocco amici è sempre lo stesso o ne gioca due? No, io non colleziono, gioco soltanto. Deve fare doppio switch. Doppio switch, Kissara. E potrebbe portarla a casa. Vediamo se gli viene in mente o no. Come boss. No, non mi è piaciuta sta mossa. Se ora usa Switch, ancora, attaccando con Moltres. Ma no, comunque no. Secondo me qua ha sbagliato. Per me qua ha sbagliato, raga. Ecco un'altra energia. Se va di Moltres aveva senso, ma fino a un certo punto, perché appunto c'era il boss. Doveva fare Kissara. Doveva fare Kissara e attaccare di Moltres. E poi lui stesso trovare eventualmente il boss, ci mancherebbe. Non è che aveva vinto se faceva come dicevo io, eh. Però così era troppo semplice. Niente. Ok ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, che le partite vi siano piaciute e vi aspetto per la prossima puntata, che sarà l'ultima, che sarà effettivamente la finale di questo torneo. E capiremo qual è stato il vincitore del primo torneo dedicato ai sub del Covo di Weaver nel 2024. Ci vediamo prestissimo ragazzi, ciao!